Ma io ho iniziato praticamente nel lontano 2002-2003, ho giocato con il Santo Stefano di Porto Potenza Picena. Da lì è iniziata la mia attività, dopo tanti anni, dopo un incidente stradale. E niente, ho conosciuto questo sport, ho fatto anche scherma in carrozzina, ho fatto tiro con l'arco, però questo è uno sport che mi piace, mi gratifica. Ho i miei bei anni, dovrei smettere, ma non ce la faccio, perché è una cosa che lo sport mi dà. Mi dà carica, mi dà tanto. Qualcuno quando mi vede giocare mi dice: quando giochi cambi faccia. E questa è una cosa che mi fa molto piacere, perché mi dà una carica non indifferente. A prescindere, io lo dico sempre, ragazzi, si vince e si perde, quello vorrei insegnare ai ragazzi che venendo dal rugby la cosa fondamentale è lo spirito di squadra. Nel basket poi in carrozzina ci sono i vari ruoli, perché la WISP ha queste classificazioni. Io gioco anche nel campionato FIPIC e anche lì sono delle classificazioni che vanno dal punto al 4,5, ed è come la WISP, cioè il punto 1 è quello che è molto grave, 1,5, 2, 2,5. Io sono punto 4,5, che è il massimo. Essendo molto alto, io gioco come pivot, per cui non porto palla, ho sempre il play, che potrebbe essere un 2,5, un giallo o un arancione nella WISP, e praticamente danno la possibilità. Io dovrei giocare sotto canestro, come ruoli praticamente se si gioca in piedi, per cui un 4 o un 5 rispetto a una squadra di basket in piedi, per cui i ruoli sono più o meno come quelli del basket in piedi. Cambia soltanto una cosa, che noi nel basket in carrozzina non possiamo schiacciare, che non ce la facciamo, altrimenti faremmo anche quella. Oggi verrà fatta anche una classificazione di tutti gli atleti. Gli atleti vanno divisi a secondo della disabilità. Più sono disabili e più è il colore. Si parte dal rosso per la disabilità molto grave. Poi c'è il giallo, l'arancione e il verde. Io, per farvi capire, essendo amputato sotto al ginocchio, sono un verde, perché ho mobilità di busto, ho mobilità completa. Il giallo è quello che ha delle piccole anomalie nello spostamento. L'arancione è quello che ha difficoltà anche nel tiro, per cui se tira e fa canestro sono 3 punti, se prende il ferro è 1 punto, perché ha difficoltà magari nel movimento della carrozzina e anche nel tiro. Il rosso è quello che può giocare come sesto uomo, gioca nell'area del tiro libero, e lui deve soltanto bloccare la palla quando gli viene passata da un compagno, non appoggiata sulle gambe, ma passata sulle ginocchia, oppure le prende in mano e sono 2 punti praticamente per lui. Per cui le classificazioni vanno rosso molto gravi, giallo rosso molto gravi, arancione leggermente meglio, verde giallo un po' meglio, verde o normodotato o amputato o chi ha una disabilità molto lieve. Allora, la carrozzina normale praticamente ha le ruote dritte, queste si dicono ruote campanate, perché hanno una campanatura, una obliquità, in modo che praticamente l'atleta non cada, perché questo può fare, può girare tranquillamente, mentre su quelle normali, se uno va avanti e gira, c'è il rischio che l'atleta cada. Poi sono le rotelline dietro, che sono l'antiribaltamento, e quelle davanti, che hanno questo archetto per non per prevenire eventuali colpi sui piedi, per cui voi vedete molti scontri punta a punta, perché appunto questo archetto qui aiuta a non avere problemi ai piedi. Più sono campanate, più sono veloci le carrozzine, per cui è molto comoda. Qui è molto difficile cadere, a meno che uno non arriva uno da dietro, e come magari un tamponamento alla macchina si può alzare. Io vengo da una famiglia dove ho mio fratello che è spastico dalla nascita. Io ho avuto l'incidente a 20 anni, mio padre ha avuto un ictus dopo 2 anni che ho avuto l'incidente io, e per cui vengo da una famiglia maltrattata dalla vita, però abbiamo sempre il sorriso sulle labbra e questo va bene. Mi batto su queste cose da una vita. Io a Rieti sto facendo una battaglia contro chi parcheggia sui posti per disabili. Bisognerebbe fare tanto, cosa? Andare nelle scuole, perché secondo me è quella la cosa fondamentale. Io dico sempre: la scuola di vita parte dalla famiglia. La famiglia, le scuole e lo sport sono 3 elementi fondamentali che ti fanno crescere. Bisognerebbe investire praticamente con le istituzioni, nei comuni, nelle province, per poter mettere in pratica risorse, per poter trovare qualcuno che vada a insegnare cos'è la disabilità nelle scuole.
perché noi facciamo anche un progetto a Rieti che si chiama Un'ora per Disabili, andiamo nelle scuole e facciamo vedere un video sull'incidente stradale, facciamo vedere un video sulle Paralimpiadi per capire cosa c'è prima e dopo l'incidente, poi portiamo i ragazzi in palestra con le carrozzine, li facciamo mettere in carrozzina, all'inizio non vuole salire nessuno. Io dico sempre, voi per giocare a pallacanestro, a calcio, a qualsiasi cosa usate gli scarpini, per me gli scarpini o le scarpe a ginnastica è la carrozzina. Per cui il mezzo per arrivare a canestro per voi sono le scarpe da ginnastica, sono con i tacchetti, con l'ammortizzatore, per me è la carrozzina. Se io non avessi la carrozzina non potrei giocare e magari starei davanti alla PlayStation, davanti ai film di avventura, quello è, tutto il giorno, e questa è una grande cosa.